Un caro saluto a tutti gli amici di Prossima Fermata Liscio e ovviamente in questa grande festa di grandi artisti non poteva mancare Barbara Lucchi. Ciao. Ciao Tiziana, ciao a tutti, un grande abbraccio. Naturalmente c'è in giro anche la mia metà, Massimo Venturi, dove molti amici di questa trasmissione lo conoscono, ci conoscono perché in 28 anni abbiamo girato tutta l'Italia, quindi mando un grande abbraccio proprio a tutti, davvero, con affetto. Allora, io Barbara sono rimasta davvero colpita perché è molto bello secondo me e ti dirò anche sensuale, una donna che suona la fisarmonica. Ormai siamo delle bestioline rare perché le fisarmoniciste sono poche. Devo dire, ci stiamo estinguendo. No, sì. Ma da dove è nata questa passione? Perché non è uno strumento semplice. Allora sì, infatti sono molti uomini, molti e siamo state alcune, non tante, le conti proprio sulle dita delle mani che abbiamo deciso per questo strumento faticoso, quindi è una scelta un po' che devi proprio amare, proprio azzardata, sì. Nata da? Dal mio papi. Ah, ecco, vedi. Sì, dal mio papà che ha suonato una vita, adesso non sta neanche bene, quindi lo abbraccio tanto, sì, e da lui, perché io ho iniziato 5 anni e sono 40 anni che suono la fisarmonica, ho 46 anni, quindi sono nata con la fisarmonica e non mi sono mai separata, sì, il mio strumento proprio. Mai avuto voglia ogni tanto di dire basta, mollo tutto, passo alla batteria? No, assolutamente, poi ho sposato un fisarmonicista e quindi no. Come funziona? Che in casa suonate... No. Assolutamente non toccate gli strumenti. No, tocchiamo gli strumenti, però diciamo che a casa siamo una famiglia normale, nel senso che famiglia un po' particolare perché abbiamo degli orari diversi dalle altre famiglie, abbiamo un figlio stupendo che ha quasi 19 anni, quindi che non suona assolutamente, studia bravissimo, però non ha preso questa passione, giustamente farà la sua carriera, la sua vita, e però a casa cerchiamo di stare molto col nostro Luca e poi vabbè, le prove si fanno anche in serata, ci troviamo con l'orchestra anche durante la settimana, studiamo però in maniera da non comportare del tempo a Luca che viene poi a mancare, quindi ne approfittiamo quando lui non c'è magari. Infatti hai ragione, sì. Perché hai detto una grande verità, il vostro lavoro è faticoso anche perché quasi tutte le sere siete impegnati, sì. La famiglia ne risente un po'. Io direi che ne sono orgogliosa perché ho rinunciato al dormire, ma io sono sempre stata con Luca di giorno, quindi anche dormendo anche solo un'ora, però sempre con il nostro Luca, quindi ringrazio questo lavoro perché grazie al fatto che è notte, se uno riesce a rinunciare un po' al letto si vive tantissimo col figlio, perché di giorno gli altri vanno a lavorare, non vedono i figli, li vedono quando vanno a letto, io essendo girata di giorno me lo sono goduta tantissimo davvero. Che bella sta cosa. Sì. Se non suona comunque vi segue, viene a vedere le vostre serate. Sì. Non tantissimo, no. Diciamo quando è magari rock. C'è il locale dove c'è un po' di misto, locale grande con un po' di discoteca magari, ma lui non è neanche un amante della discoteca, c'è proprio... Però con noi viene d'estate, nelle feste, mangia con noi, poi adesso ormai è grande, va via con gli amici. Beh. Quando era piccolo, sì, adesso sta facendo la sua vita, insomma. Barbara, inediti. Allora, noi abbiamo già tanti brani che presentiamo da anni, che tanti amici conoscono, La Sfida, Come una mani di velluto, insomma questi brani storici. Poi sta per uscire del lavoro e speriamo che a breve siano pronti tutti questi inediti, tutte queste novità. Abbiamo anche un bravissimo cantante, quindi Andrea Montanari, che piace molto, molto particolare, anche lui ha il CD in uscita, quindi abbiamo parecchio lavoro svolto e arriverà tutto in un colpo, siamo contenti, insomma. Aspetta, sì. Carichi per un grande autunno-inverno all'insegna della musica. Sì, davvero. Poi abbiamo anche tante, come solito, i nostri viaggi, quindi a giugno abbiamo questa grande, bellissima crociera con Pietro Galassi, quindi abbiamo già viaggiato insieme, rifacciamo queste esperienze, siamo veramente felici e anzi li saluto anche con Valentina e faremo questo viaggio bellissimo nel mese di giugno. Che non vediamo l'ora, sì. Allora ringrazio davvero Barbara di essere stata qui ai nostri microfoni. Un futuro radioso. Grazie, io ringrazio tutti e riabbraccio tutti, grazie Tiziana, mi ha fatto davvero piacere, così salutiamo tutti gli amici che non vediamo da un po' di tempo, quindi un grande abbraccio a tutti, a presto. Grazie, ciao. Ciao.